Uno scienziato cinese ha trascorso decenni esplorando vari ghiacciai di montagna a diverse altitudini, inclusa l'arrampicata del Monte Chomolama, per estrarre carote di ghiaccio, fornendo contributi memorabili allo studio dei cambiamenti climatici e della protezione dei ghiacciai. Xi Baixing, un ricercatore dell'Istituto di ricerca sull'altopiano tibetano dell'Accademia Cinese delle Scienze, ha guidato incessantemente il suo team di ricerca e spedizione scientifica per ottenere campioni di carote di ghiaccio utili per decodificare enigmi sul cambiamento climatico. Per il team di spedizione e ricerca scientifica, un compito chiave era esplorare i cambiamenti climatici e ambientali sull'altopiano del Qinghai Tibet, noto come il tetto del mondo, che offre dopo il polo sud e il polo nord la più ampia presenza di ghiacciai. I campioni di carote di ghiaccio possono rilevare l'evoluzione del clima e dell'ambiente nell'arco di millenni. Registrando l'impatto dell'attività umana, possono svolgere un ruolo fondamentale nella ricerca sul riscaldamento globale. Per trovare quindi nuclei meno contaminati con informazioni intatte, è necessario salire a quote più elevate con tutti i disagi che ne derivano. L'esplorazione scientifica non conosce limiti.